Se hai mai avuto il sogno, sfiorato solamente l'idea di smettere di lavorare con i soldi che hai da parte, saprai che in Italia o in Europa non è così facile e di soldini da parte ne servono parecchi, direi, anche solo per sfiorare l'idea di lavorare part-time o di smettere proprio di lavorare. E in base anche alle simulazioni che abbiamo fatto qui sul canale nell'ultimo video su questo tema, con meno di 250-300 mila euro probabilmente non vale nemmeno la pena parlarne. Tuttavia, se uno non è poi così tanto legato al bel paese, eppure di non lavorare più e campare di rendita è disposto ad andarsene a vivere anche altrove. Oggi vediamo 5 paesi non troppo lontani dall'Italia per vivere senza lavorare, anche con pochi soldi da parte, così che possiate anche tornare spesso per mangiarvi la pizza o la parmigiana di mamma, che è penso un motivo più che sufficiente per tornare anche su base settimanale. Fare un'analisi di questo tipo è onestamente difficile, perché le variabili da valutare sono tante. Per cui ho cercato di dare un punteggio a tutte queste mete nelle quattro categorie che per me hanno un peso principale in una scelta di questo tipo, ossia la lingua, inteso come la semplicità di imparare la lingua locale e fattibilità, se vogliamo, anche di vivere bene solamente con l'inglese, differenze culturali, con cui non andremo ovviamente a giudicare la bellezza della cultura stessa, ma solamente le differenze rispetto alla nostra, che è quella a cui siamo abituati e che appunto potrebbe essere uno ostacolo per alcuni. Poi il costo della vita, che ovviamente più è basso, più il voto in questa categoria sarà alto. E infine la distanza dall'Italia, così appunto che non vi ritroviate in Indonesia, che se dovete tornare ci vogliono 2 giorni solo di viaggio e magari migliaia di euro. Detto ciò, iniziamo. Intanto la buona notizia è che seppur, come probabilmente immaginate, la vita in paesi come Thailandia e Indonesia, ad esempio, costa pochissimo, ci sono comunque diversi paesi, anche in Europa o molto vicini comunque, con un costo della vita ridotto e spesso una frazione di quello che servirebbe in Italia. Di quali paesi stiamo parlando? Probabilmente l'avete già intuito, visto che la zona più economica d'Europa è quella più ad est, ossia quella che va dai Balcani del Sud fino ai paesi ex sovietici. Parliamo di un'area geograficamente molto ampia, ma che vale sicuramente la pena osservare con più attenzione. Per farlo è utile innanzitutto guardare i dati come quelli forniti da Statista sul costo della vita in media in Europa, dove ad esempio noterete che ci sono alcune nazioni il cui costo della vita è meno della metà di quello del nostro paese, che si posiziona circa a metà classifica, come ad esempio Polonia, Romania o Bulgaria. Tuttavia, come potreste aver già intuito e in base anche a quello che sono riuscito a trovare, per far scendere ancora di più il costo della vita è necessario guardare fuori dall'Europa, come ad esempio il Nord Africa o l'Asia occidentale. E iniziamo proprio da quella che ho messo al quinto posto, ossia la Turchia, che ha un costo della vita in media del 40-45% inferiore rispetto all'Italia e uno stipendio medio del paese di 440 euro al mese, per cui la Turchia entra di tutto diritto in questa classifica e ci si può aspettare di vivere una vita comunque più che dignitosa, già a partire dai 700-800 euro al mese circa. E la Turchia va al quinto posto perché, nonostante il paese sia bellissimo e il costo della vita ridotto, il prezzo da pagare per le differenze culturali è alto e la Turchia non è un paese così tanto occidentale, questo sia nel bene che nel male. E ci sono delle differenze in aspetti che molti possono considerare importanti, come anche banalmente il cibo, che nonostante sia comunque mediterraneo, è diverso da quello italiano. La religione, visto che in Turchia prevale l'Islam e che comporta anche delle abitudini differenti in generale nelle persone, ma anche la lingua e molte altre variabili. E potrebbe non essere scontato ambientarsi se uno non ama quella cultura nello specifico e non è disposto magari anche ad imparare una nuova lingua. In generale, però, alla Turchia personalmente do 2 stelle per la lingua. Il turco è una lingua difficile e l'inglese non è proprio una delle lingue principali e parlate da tutti, soprattutto se non si va magari nelle grandi città. Per le differenze culturali, considerando appunto le significative differenze, un 2, perché appunto nonostante turchi e italiani sono entrambe culture molto calorose e amichevoli, ci sono delle differenze significative su diversi aspetti che per alcuni sono importanti. Per il costo della vita 4 stelle, visto che è basso comunque e con anche solo 800 euro lì abilitano una vita più agiata di gran parte della popolazione locale. E infine 3 stelle per distanza dall'Italia, poco meno di 3 ore per Istanbul e fino a 5 ore se si vuole arrivare dall'altra parte del paese, non è proprio vicinissima, ma i costi di viaggio in generale sono bassi,
se lo si fa con compagnie low cost, che in generale comunque sono presenti dalle grandi città e si trovano tratte anche da 50 euro circa per tratta. Al quarto posto, e con un costo della vita in media del 60% più basso dell'Italia, c'è la Tunisia, che non a caso è uno dei paesi preferiti dagli italiani per la pensione, e con 600-700 euro al mese permette già di fare una vita più che dignitosa, o comunque paragonabile a uno che guadagna 1.400-1.500 in Italia. Gli stipendi medi dei locali non raggiungono quasi mai i 300-400 euro al mese, e il costo della vita è sicuramente quello che porta al quarto posto la Tunisia. Tuttavia, come per la Turchia, in Tunisia il prezzo da pagare per le differenze culturali è comunque abbastanza alto. In questo caso do una stella per l'arabo tunisino, che è forse la lingua più difficile da imparare per noi italiani tra quelle che vediamo oggi, e lo dico da uno che ha metà famiglia in Tunisia e ci è andato decine di volte, ma comunque non parla l'arabo tunisino, e l'inglese non è proprio un'opzione per vivere lì. Il francese però lo sarebbe, se almeno lo parlate, ma è più probabile che le persone parlino italiano, visto comunque l'alto turismo e la vicinanza con il nostro paese di soli 150 km dalla Sicilia, e che in molti fin da piccoli guardano la televisione italiana, come succede ad esempio anche a Malta. Per le differenze culturali anche qui due stelle, perché nonostante tunisini come gli italiani sono molto amichevoli e calorosi, se vogliamo, e la cultura in generale per una grossa fetta si basa anche lì sul cibo, ed è quindi simile per diversi aspetti, ci sono delle grosse differenze, come ad esempio il sistema politico molto diverso, la religione nazionale diversa, che anche lì è l'Islam e che ha comunque una grande importanza sulla cultura locale, e le abitudini spesso diverse delle persone possono rappresentare un ostacolo nell'ambientarsi per alcuni. 5 stelle per il costo della vita, che è comunque molto basso, e appunto anche solo con 600-700 euro o meno sicuramente per molti, online ho visto che ce la fanno anche con 500 euro al mese, abilitano in generale una vita più agiata di quasi tutta la popolazione locale. E infine 4 stelle per la distanza dall'Italia, meno di un'ora di viaggio spesso in aereo. La Tunisia è come se fosse un paese confinante, nonostante ci sia una striscetta di Mediterraneo a dividerci. Tuttavia i costi di viaggio per ora sono un po' più alti, ed è il motivo per cui ho dato 4 stelle, visto che non ci sono compagnie low cost che viaggiano per ora in Tunisia, e che i prezzi per tratta partono almeno da 100 euro circa, il che rende comunque il viaggio un po' più proibitivo e non di certo un viaggio magari da fare una volta ogni 2 settimane. Per un voto totale della Tunisia di 12 stelle su 20. Arrivando poi al terzo posto, ci spostiamo in qualcosa che almeno a naso è più familiare e forse il paese più rinomato in Europa e dagli italiani, soprattutto pensionati, ed è il Portogallo. Questo per via di una combinazione di fattori, come ad esempio il clima mite e favorevole simile al nostro, la presenza di parchi, città sicure, una cultura occidentale e una stabilità anche politica, forse anche superiore alla nostra, rende il Portogallo una meta allettante per molti e per rimanere soprattutto in Europa, con tutto sommato un costo della vita basso. È il paese infatti più economico di tutta quanta l'Europa dell'Ovest, nonostante il costo della vita in Portogallo non è paragonabile appunto a quello della Tunisia o della Turchia. È comunque più basso, almeno del 15-20% in media rispetto al nostro. In questo caso per la lingua il voto è 4 su 5, visto che il portoghese è comunque una lingua latina e seppur non è scontata assolutamente, è in generale molto più fattibile da imparare rispetto al turco o all'arabo tunisino. Per le differenze culturali anche qui do 4 stelle, perché sono comunque culture abbastanza vicine, e più vicine almeno rispetto alle altre che abbiamo menzionato sotto diversi aspetti, e che renderebbe un passaggio in Portogallo più semplice sicuramente, anche per chi ha forti radici magari nella nostra cultura, nonostante c'è da considerare che anche lì sicuramente ci saranno delle differenze. Per il costo della vita invece purtroppo solamente 2 stelle, visto che non è bassissimo comunque, e servono in generale stipendi occidentali superiori magari ai 1.000-1.200 euro al mese almeno per valutarla, e non è una meta in cui andare in pensione magari con 200.000 euro da parte. E infine distanza dall'Italia 3 stelle, 3 ore di viaggio in media, ma un costo per tratta basso di 30-40 euro, vista la presenza di voli low cost, per cui più o meno valgono le stesse considerazioni della Turchia. Per un voto totale nel caso del Portogallo di 14 su 20. Detto ciò,
Se ti piacerebbe magari trasferirti all'estero anche solo temporaneamente, magari per accumulare più soldi lavorando da remoto o permanentemente magari come abbiamo visto per raggiungere il FIRE, c'è una cosa probabilmente indispensabile e senza la quale può essere molto complicato fare qualsiasi cosa all'estero, ed è almeno sapere bene l'inglese. Questo almeno per fare amicizia all'inizio, per la burocrazia e per ambientarsi un minimo, e da solo l'italiano non è spesso sufficiente. E per questo vi parlo dello sponsor del video di oggi, che è ElsaSpeak, ossia un'app che serve proprio ad imparare e perfezionare l'inglese e che individua i tuoi errori nella pronuncia o errori grammaticali utilizzando l'intelligenza artificiale. Nell'app è possibile sia provare a parlare direttamente con un chatbot oppure usarla per seguire una delle 1600 lezioni disponibili per imparare magari molta più terminologia e perfezionare anche la pronuncia, soprattutto dell'inglese, visto che la vostra pronuncia e il vostro modo di parlare viene confrontato con quello di un madrelingua e riceverete un feedback istantaneo e preciso su ogni cosa che pronunciate. Io la uso per divertimento e soprattutto per migliorare la pronuncia, che da madrelingua italiana è sempre stata anche uno dei miei punti deboli in inglese, ed ho anche migliorato il vocabolario e un pochino la pronuncia, anche se ancora non mi viene naturale parlare in quel modo e mi sembra che sto recitando alcune volte. Your favorite book genre reveals a lot about who you are. If you love fantasy novels, you are a daydreamer. Historical fiction fans are detailed planners. L'app nella versione base è gratuita e utilizzarla e scaricarla è solamente veramente un valore aggiunto, ma con l'abbonamento premium ci sono un sacco di cose in più, come ad esempio accesso a libri e corsi come HarperCollins, IELTS o Oxford e un sacco di altri vantaggi. E se utilizzate il mio link qui sotto in descrizione per scaricarla otterrete gratuitamente un abbonamento premium di 7 giorni. Detto ciò, quindi, se volete migliorare il vostro inglese scaricatela, perché non costa nulla ed è solamente un valore aggiunto. E grazie anche ad Elsa per aver sponsorizzato questo video. Al secondo posto c'è quello forse più controintuitivo dei paesi che abbiamo menzionato, ed è l'Italia, ossia trasferirsi nelle parti rurali dell'Italia, in particolare regioni del sud Italia, ancora meglio se non in città. Ovviamente questo non si applica se venite già da lì, ma se vivete in città medio-grandi come Roma, Milano o le altre, soprattutto quelle del nord dove il costo lievita, la convenienza dello spostarsi al sud comincia ad essere significativa. Se uno valuta di cambiare almeno un po' lo stile di vita e di spostarsi, ma vuole preservare sicuramente la cultura italiana. L'Italia non è un paese da disprezzare solamente come noi italiani siamo soliti fare, e nonostante di problemi sicuramente da risolvere ce ne sono a sufficienza, chi ha vissuto all'estero probabilmente riconosce diverse cose belle, caratteristiche uniche anche del nostro paese, come ad esempio la sanità e l'istruzione pubblica, e considerabili anche di primo ordine rispetto ad altri paesi, anche europei. Un paese considerato sicuro dove vivere e una cultura di cibo che io sicuramente sono di parte, ma molto difficile da superare, per quanto i nostri amici francesi abbiano qualcosa da ridire. Il costo della vita in Italia è molto variabile e diventa significativamente più basso nelle zone rurali del sud Italia, e paradossalmente ci vogliono cifre molto più basse al sud per campare senza lavorare di quanto invece si necessiterebbe al nord. Tra le regioni in cui la vita costa meno ci sono le due grandi isole, Sicilia e Sardegna, ma anche Basilicata, Puglia o Molise, e le differenze in media tra nord e sud variano dal 10 al 20% sul costo della vita, ma possono anche superare il 20-25% se si confrontano grandi città come Milano, Roma, con zone più rurali o piccoli paesi o città del sud Italia. Per la lingua qui il voto ovviamente è 5, considerando che a meno dei dialetti locali parliamo la stessa lingua e l'inglese almeno teoricamente non dovrebbe servire. Per le differenze culturali qui le cose diventano un po' più difficili, perché nonostante siamo nello stesso paese questo è molto vario, e molti di voi avranno da ridire sul fatto che le culture e abitudini possono essere molto diverse, soprattutto guardando a nord e a sud. Per cui qui do 4 stelle, considerando appunto che siamo nello stesso paese, ma comunque alcuni almeno riscontrano delle significative differenze. Per il costo della vita anche qui 2 stelle, perché non è bassissimo e comunque anche qui
servono degli stipendi decenti, superiori magari ai 1000-1200 euro per valutare almeno questi spostamenti. E purtroppo non credo che ci sia un luogo in Italia dove andare in pensione con 100.000 euro da parte. E infine 4 stelle per la distanza all'Italia, che sembra paradossale, e in effetti lo è, perché è vero che siamo nello stesso paese, ma se scegliete di cambiare città, comunque gli spostamenti richiedono tempo o comunque possono avere gli stessi identici costi o superiori a quelli per andare all'estero. Basta pensare che per viaggiare da nord a sud in treno comunque servono almeno 100 euro in media e ci vogliono 4-5 ore per tratta, e i viaggi in aereo spesso non sono molto economici, per cui su questo aspetto rimane paragonabile all'andare all'estero. Per un voto totale all'Italia, seconda in classifica di 15 su 20, e infine al primo posto in base al punteggio dato da me e a pari merito con le zone rurali del sud Italia, Bulgaria, Romania, Polonia, che insieme all'Albania rappresentano un buon trade-off di tutte quante queste caratteristiche di cui abbiamo parlato, essendo tutti questi in Europa, avendo il costo della vita al più basso possibile, almeno per quanto riguarda il nostro continente, e una cultura sicuramente diversa, ma almeno che si basa più o meno sulle stesse cose. Per la lingua, in questo caso do 3 stelle su 5, considerando che parliamo nel caso della Romania, ad esempio, di una lingua comunque latina e dovrebbe essere più semplice di altre da imparare. Meno invece sicuramente il bulgaro o il polacco, entrambe lingue slave e non proprio così ovvie da imparare. Per le differenze culturali do 3 stelle, visto che anche qui parliamo di paesi culturalmente non troppo lontani e con basi, se vogliamo, occidentali, ma con delle differenze sul cibo, sulle abitudini e molto altro. Nonostante in molti considerano Albania o Romania molto simili all'Italia in generale, ma fatemi sapere anche cosa ne pensate voi, se ci siete stati o se magari venite da lì. Per il costo della vita invece 5, visto che almeno per l'ecosistema europeo, come abbiamo visto, non si può ambire a nulla di meglio. E infine 4 stelle per la distanza dall'Italia, perché siamo comunque in Europa e molti di questi posti sono raggiungibili con meno di 2 ore di aereo e ci sono anche voli low cost almeno per le grandi città. Bisogna dire una cosa però ora: nonostante questa classifica è basata su dei dati statistici e fatti rinomati, è anche sicuramente soggettiva e voi potete fare la vostra in base a quello che ritenete importante o non importante nella vostra vita. E volontariamente in questo video non abbiamo approfondito aspetti che non sono quello economico, come ad esempio quelli culturali, linguistici, politici o altro, sia perché non sono una persona qualificata per parlarne, ma anche perché alcuni di questi sono fatti personali e non ha senso quindi parlarne in un video su questo tema. Se vuoi invece capire nel dettaglio quanto capitale ti serve per spostarti, guarda il video che ti lascio qua lato, in cui faccio una simulazione proprio su questo. Grazie mille per avermi seguito e a presto, ciao!